Ancora musica, ma con un gruppo dei nostri giorni, gli Statuto, eccoli qua, buongiorno e benvenuti con gli occhiali da sole d'ordinanza, Nasca che ha lasciato per l'occasione la batteria, lo abbiamo costretto alla chitarra, e Oscar cantante. Innanzitutto, prima di parlare della vostra veneranda età, cioè dei 25 anni di carriera che festeggiate quest'anno, Oscar, in realtà tu un passato nella musica classica ce l'hai? Sì, io sono diplomato di contrabbasso, ho suonato parecchio in giro in varie orchestre del nord Italia, ho suonato opere importanti, la Tosca, l'Elisir d'Amore, Aida, e quindi insomma il mio passato. E vedremo con quali risultati. Intanto vediamo il video di uno dei brani dell'album Elegantemente Rudi, che festeggia appunto il vostro quarto secolo di vita. Vediamolo. Beh, vi avevo dato anche più anni di quelli che avete, quattro secoli, in realtà un quarto di secolo, come dicevamo, vi ho fatto ancora più vecchi. In questi 25 anni cosa ricordate con maggior affetto? Forse la partecipazione a Sanremo, il titolo della canzone era tutto un programma, abbiamo vinto il Festival di Sanremo. Sì, in senso ironico, avevamo già messo questo titolo, giusto che eravamo sicuri di che non avremmo mai vinto, però ci eravamo veramente divertiti parecchio. Da allora sicuramente la nostra vita è cambiata, da allora riusciamo a vivere grazie alla nostra musica, quindi è stata un'esperienza fondamentale. Ho potuto permettere un singolare plagio, canzonissime, un album in cui i titoli delle canzoni erano tutti titoli copiati da brani celebri. Erano titoli di canzoni del repertorio italiano famosissime, però ovviamente con musica e parole totalmente diverse. Aveste anche qualche piccolo problema poi rientrato, nel senso che qualcuno appunto magari rivendicava il diritto d'autore e poi non se ne fece più nulla, non è vero? Sì, sembrava che la cosa fosse piaciuta avesse poco. Avesse scosso un po'. Anche Gino Paoli così, poi invece la cosa era rientrata, ma era una cosa simpatica, volutamente insomma. Certo, fra i vostri brani invece c'è anche uno dedicato alla tragedia del Torino a Superga. Io direi di salutarci proprio con queste note. Prima però voglio ricordare al nostro pubblico l'appuntamento con il TG2 delle 13, tg2.it torna domani mattina alle 10. Allora, per chiudere, gli Statuto con il brano? Grande, dedicato al Grande Torino. Da, nai na, nai nai na, na na, uffa, vecchio, cosa vuoi tu da me? Piangi e io non riesco a piangere con te. Io non so fatti tuoi, beh si schiantò, beh trapassò, buonanotte. Sai, la squadra è te, cose rotte. Provo a piagnucolare con te, niente, non mi viene niente, perché io non ho gli anni tuoi, grande, perché più nessuno ha vinto anche per te, senza età, misto di leggenda e di realtà. La palla al centro e siamo pronti a giocare. Vecchio, io non posso credere che viva ancora il tempo dei tuoi olè. La tua squadra che sai che è stata mai, non è possibile al mondo farsi grandi così senza mai sponsor TV. Vecchio, grande Toro, ma che cos'è?